Every time that I see your face, it always makes me smile. Oh, and every time that I drive to you, it's always worth my while. Oh, so let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues. There's nothing I'd rather do. L'outfit di oggi ignorante, maglietta alpina, non so come cacchio chiamarla, che utilizzo anche pochissimo. Questa stramaglietta figa che è minimal, bianca e nera, pantaloni slim fit e le scarpe ignoranti, ma ignoranti forti, fluorescenti. E ovviamente gli occhiali da sole abbinati alle scarpe. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sto andando all'università, ovviamente, perché oggi c'è lezione e sono in ritardo, che bello. Sono appena passato da un bar che c'è qua vicino, mentre che salivo, l'odore di cornetti. Mangiare schifezze, no scherzo, sano, sempre sano, se no il fisico sembra quello di un panzone, mi rimane. Ecco cosa succede quando arrivi in ritardo, seduto per terra perché è tutto pieno, tutto, la gente passa e io sono spaparanzato così, guardatelo. E poi ci vanno pure i concerti all'università. Sicuramente oggi mi bloccheranno il video per copyright, ma vabbè. Finalmente lo strazio è finito e torniamo come delle capre in classe. Allora, la lezione di stamattina, non mi ricordo che lezione era, cioè non ho capito la semina. Adesso invece lezione di medicina legale. Il reato. Legale, davanti al medico, perché noi la sente anche l'ipotesi del dolo. È stato quel caso in cui si è parlato anche in Italia di quel DJ. Sapete tutti cosa sono le minoritarie. Abbiamo finito la lezione. Era medicina legale, una lezione molto interessante perché parlava di tutte le leggi che sono susseguite negli anni in relazione al rapporto medico-paziente e alla responsabilità penale o civile del medico. Ha dovuto inadempienza, cose varie. Molto interessante perché sapete che ci sono tantissime denunce in quest'ultimo periodo alla classe medica. Chi più chi meno, sostanzialmente è un abuso di questa cosa, perché molte volte i pazienti lo fanno per dindini. Ed è un argomento molto molto interessante perché da medici, da futuri medici, dovremmo relazionarci a questo problema, perché molte volte non sai se agire nel bene del paziente oppure in medicina difensiva, quindi attenerti a quelle che sono le linee guida, facendo però magari, non dico un danno, ma quantomeno non propriamente il bene, anche perché poi le linee guida però hanno tante variabili. È un argomento molto molto complesso e infatti è stata una lezione veramente interessante, che però andrà sviscerata meglio. Mentre la lezione di stamattina, sinceramente, c'era tutta quella gente, non ho capito che cavolo era, abbiamo ascoltato musica, un po' di tutto, era un congresso perché sostanzialmente era piena di gente. Vabbè, non so, ve li racconto questi aspetti perché so che a molti di voi piace sentire queste cose. Purtroppo il sesto anno ha poca medicina cliniche, magari qualche volta mi intrufolo in un'altra classe e vi registro le lezioni degli altri. Ecco a cosa mi servivano i guanti di ieri, ovvero ho la pietrollare, eccocina qua! Vi faccio vedere, rucola e grana. Ah, guardate qua ragazzi, olele. I guanti, ottimi, non hanno fatto niente. E dunque, vabbè, della bieta, rucola che mo metterò sulla carne, anzi la facciamo in diretta, così. Gaglie di grana, sono stracontento, un pranzo veramente eccezionale. Fatto sulla piastra, la tagliata, è qualcosa di fenomenale. Every time drive to you, it's always worth my while. Torniamo in università dopo aver mangiato, si torna a lezione. Scusatemi, la tariffa che sia ragionevole. Giusto, pre pausa caffè. Comunque, se volete sapere dove tutta la gente che non fa niente all'università è, in terrazza. E io sono in terrazza. Le più belle ragazze del campus. Basta! Oh, guarda. Fiore è invece in bella vista, cioè io sono bella e tu pure sei bella, quindi puoi rimanere. Ciao, per Peppe Lupica, ciao.
che bello, sono arrivato in anticipo a lezione. Non è vero, è perché la lezione è in un'altra aula e io sono in questa, che è l'ora dopo. Mini invasiva, vento mini invasivo nel torace. Abbiamo appena finito la lezione di clinica chirurgica, esattamente. Che vi devo dire? All'inizio pensavo fosse più interessante perché era lezione sulla laparoscopia, interventi chirurgici ovviamente, e pensavo fosse qualcosa di più interessante. Invece poi il prof ha iniziato a parlare della storia della laparoscopia, che sinceramente a sesto anno, per carità, non mi interessa. Cioè, preferisco qualcosa di più tangibile, qualcosa sull'intervento, qualcosa di più crudo, di più medico. Niente, sono contento che il video sulla sala operatoria vi sia piaciuto, però mi dispiace soltanto non ho potuto fare più scene, che capite l'ansia, la cosa, la situazione. Però prometto, ve lo prometto sul cuore, che cercherò di registrare di più la prossima volta che vado in sala operatoria, riprendo qualche scena dell'intervento. E inoltre fatemi sapere se nei commenti volete sapere qualche prima impressione sulla prima volta che sono in sala operatoria, cose così. Fatemi sapere cosa volete, ragazzi, che magari in questi giorni che non ho lezioni, giovedì, venerdì, domani vado a tirocinio, quindi registro a tirocinio, anzi internato. Anche se sono le 6:30, mi sono fatto un caffè. L'ho fatto perché mi sta venendo il sonno. Oggi è una giornata con i grassi alti, e paradossalmente quando ho i grassi alti ho più sonno, probabilmente perché il cervello ragiona di meno, rispetto a quando i carboidrati, che invece dovrebbero conciliare il sonno. Non lo so. Inoltre mi vedo un po' gonfio, lo stomaco sotto sopra. Boh, sto mangiando troppe fibre secondo me. Prima mi sono mangiato un super spuntino che non vi ho fatto vedere, vi lascio qua la foto. Super porco proprio, yogurt greco e 50 grammi di burro d'arachide. Spettacolo però. Adesso monto un po' in video e poi cerco di capire cosa fare della mia serata, perché Ciccio mi ha dato buca. Quindi commentate dicendo: Ciccio, sei una gran testa di puntini puntini puntini, perché veramente assurda sta cosa. Vediamo che cacchio devo fare. Sono sicuro che vi starete chiedendo cosa fa uno studente di medicina al sesto anno quando finisce le lezioni e non deve allenarsi. Nulla, assolutamente nulla. Cioè guardo Netflix e aspetto di capire cosa vogliono fare della loro vita i miei amici, ovvero nulla. Vabbè, guardate, mi guardo la TV. Ho fatto danni, sto bruciando tutta la casa, aiuto. Guardate, dopo aver mandato a fuoco una casa c'è ancora un po' di fumo. Ma na na na, non vi ho detto che stavo uscendo? Sì, sono andato con le ragazze che stanno cercando parcheggio. Io invece l'ho parcheggiato. Una è qua la ragazza. Loro hanno trovato parcheggio. Vabbè, allora no, di là dobbiamo andare. Vabbè, ci vediamo dopo, mi sto perdendo. Ma a me sto coso non mi sembra un locale. Abbiamo sbagliato qualcosa. Salutate ragazzi. Ciao, salutate. Ma quel cacchio di cocktail bar è questa? A me pare una casa. Vieni, vieni, fai un'intervista. Ciao gattino. No, che intervista? Ma chi deve intervistare? Nessuno. Alla fine l'abbiamo trovato. Senza insegna, senza... Dove stiamo andando? Secondo me ci arrestano. Qualche cosa strana succede. No, no, però alla fine è carino. Guardate. Sì, in mezzo, però carino, carino. Tanto io non bevo, ma lì c'è scritto tutto quello per i miei amici che bevono, perché non hanno il menù. Guardate che figata, guardate che figata. Ciao Benny, ciao, sei arrivato a degnarci della tua presenza. E io faccio la brava persona. Gin tonic, vodka tonic. Ok, quello cocktail. No, io ho Coca-Cola. Coca-Cola qui. Questo è succo di mele, no, si vede. Non è succo di mele. E lo so che non è succo di mele. Facciamo succo di mele, succhi di mele scure. Kami, Kami, Kami. Come si dice qualcosa in tedesco? E vai. Okdan. Okdan, va bene. Chiediamo se c'è qualcuno tedesco e lo dice nei commenti. Uey, ciao bello. Che fa? Mi dà la zambetta? No. Ma che sei bello. Mo si vede, guardalo che bello. Oh, ma vuoi uscire in videocamera? Guarda, proprio non mi stai calcolando. C'è la foto? Il video? Ciao, no. Calcolami, vivimi. Ci so. Facciamo una foto, amore. Ciao bello. Niente, non mi calcola, manco i cani mi vogliono. Non so se state vedendo, ma c'è il cassonetto che l'ha bloccato sull'albero. Cioè, guardate, ma solo a Roma. Cioè, guardate, è comica sta scena. Vediamo che fanno. 20 minutes later. Ancora là sono dopo mezz'ora. Stiamo andando a vedere una mostra alle 2 di notte. Non so se le nostre condizioni tecnico-tattiche possono essere valide. Guardate che molto bello.
bella. Molto interessante. E dopo 2 ore ce l'hanno fatta ad aggiustare il cassonetto. Ciao ragazze. Ciao, salutate, ma fa un saluto, no? Che amici di merda, no, non mi hanno salutato. Ma come, non è bevuto? Ciao, non si vede ma niente. Ma una birra, ma che mi ha messo ancora più sete. È normale, io non ho bevuto la Coca-Cola che secondo me era tarocca. Speriamo che non era Coca-Cola e zucchero, perché se no li uccido tutti. Non lo so, io alla fine ho preso quella specie di Coca-Cola zero. Ci no, che era persi. Zero. No, non ci siamo persi, speriamo. Se non esce il video, ragazzi, è perché ci siamo persi, ci hanno stuprato, ci hanno fatto. Non lo vedo, no? Giusto, giusto, è una giusta osservazione. Guardate che nebbia che c'è, non so se si vede in videocamera, ma io non vedo niente, ragazzi. Penso che è una delle poche volte che vedo la Colombo vuota completamente. Ragazzi, sono appena arrivato a casa, sono tipo le 2. Non ho tantissimo sonno, però credo che mi metterò a dormire perché domani inizia una nuova giornata, un nuovo vlog. Io come sempre invito ad iscrivervi al canale, lasciare quindi un bel like, un commento qua sotto. Ve lo ripeto sempre, mi aiutano tantissimo. Consigliate il mio canale ai vostri amici e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, buonanotte.